Ciao Angie. Ciao. Angie Mubiai, per chi non lo sapesse, è una scrittrice e anche una docente a Prima Valle. E ha scritto un libro anche qualche anno fa che è molto divertente già dal titolo, Quando nasce una roulette. Quando nasce una roulette parla di giovani che sono figli di immigrati italo-africani, è così? Esatto, è un progetto che è nato con Hijab Ashego. Volevamo un po' indagare sulla differenza generazionale, cioè noi eravamo di seconda generazione ma arrivate negli anni 70 e parlavamo di ragazzi del nuovo millennio. E l'idea era quella di percepire un po' le differenze tra queste due seconde generazioni, ed è per questo appunto che si parla spesso di seconde generazioni al plurale, non di seconda generazione. È stata una bellissima esperienza perché abbiamo incontrato molti ragazzi che insomma nella loro giovanissimi, insomma adolescenti o al massimo universitari, ci hanno raccontato del loro percorso appunto quasi identitario, insomma del loro modo di affrontare questa loro questo loro essere straniere e non stranieri. Qualcuno si sentiva straniero e come dire, rifiutava in qualche modo l'idea di, guardandosi un po' con gli occhi degli italiani, rifiutava l'idea di insediarsi in Italia e quindi aveva il progetto di ritornare nel proprio paese. E altri invece quasi si stupivano di essere, come dire, di essere definiti qualcosa di diverso dall'italiano. Ma qualcosa è cambiato da quando hai scritto il libro ad oggi? Credo di sì. Credo che l'atmosfera generale sia cambiata. Già da allora avevamo notato che appunto, la differenza tra la prima seconda generazione e la seconda generazione era la percezione degli italiani rispetto a queste persone, a questi ragazzi. Mentre per noi, insomma, degli anni 70, diciamo così, 70-80, eravamo visti come, passatemi, bestie rare, quindi con tutto quello che ne deriva, sia in senso positivo che in senso negativo, insomma. E, per le seconde generazioni dell'inizio millennio, terzo millennio, già c'era, come dire, un inizio di accettazione, ma osteggiata più politicamente, come dire, più dalle istituzioni che dal basso. E mi sembra che adesso invece, come dire, anche dal basso si comincia ad avere un atteggiamento un po' negativo. Senti, in mezzo a questa situazione così complessa, ci racconti un aneddoto divertente che racconti un po' il rapporto fra noi bianchinos e il resto del mondo? Forse, allora vi racconto questa storiella esemplificativa, insomma, di quello che sente un ragazzo o una ragazza. Una giovane madre, appunto, africana, di origini africane, ha un bambino, insomma, sta con un uomo italiano, quindi hanno questo bambino che è molto mulatto, molto bianco, una bambina. Questa bambina va al nido, però porta gli occhiali, no? Perché ha un difetto alla vista. E la mamma è, come dire, compresa tra questa questione identitaria, quindi ha paura che la figlia venga discriminata in qualche modo, perché già lei c'è passata e quindi è sempre timorosa. Allora va lì a chiedere alle maestre. E allora le maestre dicono: ma guardi signora, certo ha passato un periodo un po' di difficoltà perché non è che proprio l'accettassero bene questa cosa. E insomma, all'inizio abbiamo dovuto un po' separarli, quindi questa è spaventatissima perché dice: che sarà successo a mia figlia? E dice: però poi adesso tutti i bambini hanno accettato il fatto che lei porta gli occhiali. Ma Grazie.
Molto Quindi ecco, è un po' questo, insomma, bella, a volte bella, 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 si fa. Ottima storia, molto bella. E questa ero io in realtà. E questo lo rende ancora più bella, davvero. Hanno accettato che tu porti gli occhiali. Sì, sì, bene. Sì.